quel che l'ho fatto io, lo fai tu. Quel che l'ho fatto io, fonti autorevoli fanno risalire la nascita di Montasola nel 1191. Probabilmente sul Monte Asola, ora San Pietro, già esisteva un insediamento abitativo risalente al periodo dell'invasione sarda. Grazie a suo padrone ed ereditò l'intera racconta che sotto un poterino scoprì una cassa. Piena di verde d'oro che trasformarono la sua esistenza. L'improvvisa agiatezza non gli fece dimenticare le sue umili origini ed il paese, tant'è che destinò parte delle sue fortune a Montasola. E a me povera figlia mi lascia sospirare. E a me povera figlia mi lascia sospirare. A sostenere e migliorare il paese e in particolare a restaurare l'oratorio che fu abbellito con un meraviglioso dipinto della Trentazione attribuito alla scuola di Antonio Viratti, pittore romano vissuto dal 1638 al 1708. Si racconta che il pittore era il solito usare la moglie forse al bottone come modello dei suoi lavori. Il crocifisso ligneo, anch'esso attribuito a Viratti, statue e gruppi marmorei completano l'insegna del chiesetto. E se l'Italia dorme, la famo risveglia. E se l'Italia dorme, la famo risveglia. Thank you.
Intanto la posizione del paese, perché da qui possiamo vedere Roma, se è limpido possiamo anche vedere la cupola di San Pietro, perciò già questa è una cosa che altri paesi non hanno, la posizione. Poi l'aria, che ancora penso che sia pulita, e poi passeggiando per il borgo si torna indietro nel tempo. Lui è più pratico, il borgo, sicuramente, sicuramente un borgo così, il borgo, cioè, la possibilità di spaziare, dico soltanto che c'è un episodio che mi piace raccontare. Io per qualche anno ho aiutato un signore del luogo a fare la raccolta delle olive e riuscendo a spaziare con la vista su tutto il territorio, con mia sorpresa, quando sono andato a fare il controllo della vista, la miopia era regredita di mezzo grado. Quindi questo è uno dei motivi che mi spingono anche a venire qui, perché avere un panorama del genere e lavorare con la vista per poter arrivare fino in fondo a distinguere le cose sono quelle che ti aiutano proprio nell'arco della vita. Panorama, basta girare la telecamera, eccolo qua. È questo il bello di questo paese, insomma. Perché non c'è niente, perché negli altri paesi comunque c'è un qualcosa di città. Qui non c'è. E forse questo è quello che i turisti, magari ai turisti potrebbe piacere, una cosa che non c'è, che non c'è. Questo è più difficile. Ma il turista, dipende da che tipo di turista intendiamo. Se intendiamo il turista che si vuole divertire la sera, deve andare solo a Rimini o nelle zone che siano di divertimento. Qui noi, io e mia moglie, veniamo il venerdì sera, il sabato e la domenica per ritemprare proprio lo spirito, per stare nel silenzio, per poter passeggiare, andare all'orto a cogliere i pomodori, a cogliere le olive, a fare tutto quello che solitamente si fa in un centro agricolo, rurale come questo, ma la pace che si trova qua non si trova da nessun'altra parte. Praticamente riposare il cervello dal caos cittadino. Esattamente. E mangiare batterie. Prodotti buoni. E mangiare prodotti buoni, esattamente. Ma come promozione direi innanzitutto il paesaggio e il borgo, che meritano sicuramente. In questa piccolissima parte di mondo di un paese di 290 anime esiste un coro che canta la domenica alla messa e che viene chiamato da tutti i paesi della zona, perché anche in 8-10 persone riusciamo a fare delle armonie che cori di 20-30 persone non riescono a fare. Se non ci credete, venite domenica mattina alla messa e vi rendete conto di quello che sto dicendo. Oltre all'accoglienza delle persone del posto, insomma. Indubbiamente. Ok, vi ringrazio. Prego.